Sì. Buonasera, buonasera. Come dicevamo prima, sono una prestazione importante, buon punto in un campo difficile. Beh, noi veniamo da un momento molto difficile dove la mia squadra ha raccolto poco dal punto di vista dei punti e oggi ci è capitato di affrontare una squadra che è veramente una squadra importante, una squadra che poi aveva il vento in poppa in quest'ultimo periodo. Però penso che la prestazione della mia squadra sia stata una squadra dignitosa, energica, attenta, concentrata, senza concedere quasi nulla alla squadra di casa. L'esordio di Matteo Pao? Beh, penso che sia pochissimo tempo, insomma, ha giocato 18-20 minuti con il recupero, era soltanto per fargli riassaporare dopo 2 anni di inattività il profumo dello spogliatoio, il profumo del campo verde. Penso che il ragazzo ci darà sicuramente una grossa mano appena crescerà fisicamente e, ripeto, mi sono sentito di dargli subito l'approccio giusto a questa partita per essere subito in sintonia con i compagni, perché ci dovrà dare una grossa mano. Ancora una domanda, il fatto che non sia ancora arrivata la vittoria è un problema per voi? Guardi, è un problema perché ci mancano dei punti sicuramente in classifica. Avremo probabilmente, nel nostro percorso di queste 6 partite, avremo sicuramente meritato in qualche frangente di portare a casa la vittoria, ma non siamo stati capaci, quindi è soltanto colpa nostra. Senza andare poi neanche a rivangare quello che è successo nella prima giornata, perché è evidente la stortura di quella partita, che io oggi ho 2 punti in meno comunque, vabbè. Comunque questo fa parte del nostro meccanismo, l'abbiamo subito, va bene. Probabilmente quella partita l'avremmo vinta, probabilmente, però significa che vinceremo la prossima. Nell'occasione forse più difficile, la risposta più importante, più difficile per una serie di congiunture, il valore dell'avversario, il momento, eccetera, però la risposta è stata estremamente confortante sia come atteggiamento che come personalità e grado. È quello che ho detto anch'io poc'anzi anche nell'altra emittente, perché veramente mi hanno dato una grande dimostrazione di forza, di coesione di gruppo. Io stesso, dopo le ultime 2-3 prestazioni non all'altezza della situazione, ho dovuto giustamente fare un passo indietro, perché sono lì apposta per pensare cosa è il meglio, e devo dire che dopo soltanto 4 giorni di prove sistematiche l'atteggiamento dei primi 60 minuti non ha sicuramente disdegnato, anzi l'hanno interpretato anche molto bene. Poi nella fase finale siamo passati al nostro canonico 4-4-2, ma ripeto, l'interpretazione della squadra è stata straordinaria. Sì, infatti, io ho fatto questa scelta ben ponderata in settimana, al di là dell'atteggiamento, proprio il Pandiani in quella posizione, perché come caratteristiche fisiche, tecniche, di corsa, poteva spaccare la difesa o il centrocampo, ma infatti in più di un'occasione l'ha spaccato, poi forse non siamo stati molto bravi nella fase di ultimo passaggio. Signori, grazie, buonasera. Grazie alla nostra Pugliani. Un bel po'. Sul gol che ne ha fatto è stato annullato, tu cosa hai visto? Da dove ero io mi sembrava fuori gioco il primo e buono il secondo. Quello che mi dicono i compagni da chi ha visto le immagini mi dice che è buonissimo il primo e forse fuori gioco il secondo. Io ero a 60 metri, non posso giudicare, però il primo mi ha detto che è clamorosamente buono. Peccato, perché poteva aprirci un po' la partita per una volta a casa, cercare di sbloccare il risultato soprattutto all'inizio, dove siamo riusciti a fare la partita per la terra, non siamo riusciti a sbloccarla, poi come ho detto di là, dopo una 60ina di minuti
c'è il remoto, però loro sono chiusi bene. Con la mezz'ora da parte, penso che siano tutti qua a cercare di fare una partita, cercare di contenerci nel modulo che hanno cambiato, penso di ragione, e cercare di partire, sono stati bravi a non cedere niente, peccato non aver, non essere riuscito a bloccare il risultato. E Taddei, hai visto come sta? Riccardo non sta benissimo, nel senso che c'ha un taglio bello grosso, poi ha preso anche un colpo a ginocchio, quindi, però so che c'è un taglio in testa che penso abbiamo deciso di non fare niente adesso, lo portano a mettere i punti in ospedale, quindi quello che so dire. Sì, noi sapevamo che, a parte che è un modulo questo che stiamo facendo nelle ultime tre partite, che rispetto al 3-5-2 ci consente di essere più aggressivi, infatti siamo molto più aggressivi sia con i tre dietro che con i quattro a mezzo campo. Derby sicuramente nei 60-70 minuti, avere sempre la lucidità in 90 minuti. Dire se fosse su modo non è facile, infatti siamo stati anche bravi nel momento che non riuscivamo ad andare a aggredire, a non andare ognuno per i fatti suoi, quindi ci siamo un pochino abbassati, abbiamo cercato di vedere niente. Poi loro, ripeto, non sono venuti penso qua per cercare totalmente di vincere la partita, quindi anche i loro attacchi erano abbastanza un po' prevedibili per palle lunghe, e quindi attaccavano con pochi uomini, quindi anche quando conquistavano la palla c'era grosso spazio, comunque profondità, quindi ripeto, primo tempo è quello che dove noi penso abbiamo fatto il massimo per cercare di sbloccare i risultati, un po' per sfortuna, un po' per mistero all'arbitrato. Sì, no, noi abbiamo continuato fino alla fine, fino al 90esimo, penso che per come l'ho vista io dal campo, gli ultimi 20-25 minuti, con l'ingresso di Marconi abbiamo cercato di cambiare qualcosa, perché palla a terra si iniziava a non riuscire più a entrare, quindi abbiamo cercato qualche palla alta e lunga per qualche spizzata. Ci è venuto, ma non come volevamo, quindi è venuto fuori questo pareggio che allunghiamo una striscia positiva, peccato non avrà vinto in una serata così. Dalla tua parte si è spinto meno che rispetto a quando c'era Mora. Sono sì, risultati meno incisivi di Cammara con Moara. Sì, comunque caratteristiche, non potevamo aspettarci che Ferrini avesse nelle caratteristiche di Moara e soprattutto nelle caratteristiche di Spin. Di là Mirko ha un altro tipo di gamba, un altro tipo di velocità, quindi sapevamo che di là avremmo spinto di più, mentre invece sapevamo che di qua potevamo guadagnare qualcosina, magari con qualche palla e mezzo, che infatti si è verificato con Discotto, l'azione con la dietro l'area. Era normale, anche con Robby, un sabato non è entrato, tende magari a essere un pochino più difensore che esterno alto, però penso abbiano fatto una partita tutti e due, anche Robby che è entrato la domenica scorsa, non è facile entrare con un ruolo a 20 minuti alla fine. Luca diciamo che quello magari compensa un po' più la fase difensiva con la qualità offensiva, quindi ci dà magari quel gap che abbiamo di differenza rispetto a destra, però ripeto, giochiamo poi con Rattier e Taddei, che non penso che ce l'abbia nessuno in categoria sugli esterni, quindi chi c'è da quella parte alla fine riesce a giocare perché abbiamo qualità. Posto? Grazie, ciao. Buonasera. Mi ha chiesto se potevo venire, vengo un secondo, ma volevo solo, anche senza domande, senza parlare di calcio, che ne parlerà sicuramente meglio il mister e i giocatori, fare un encomio particolare, un grazie a tutti i tifosi che sono venuti questa sera, c'erano 2000 persone e passa, 2002-2003, mi ha fatto molto piacere vederli, cantare, tutti con
Sharp e colori grigi, è stato molto molto bello. E grazie a tutti davvero, alla curva, agli altri settori, è stato bellissimo vedere i nostri ragazzi del settore giovanile per il secondo tempo fare il giro del campo. Stiamo costruendo qualcosa di importante, sono molto contento. Il resto direi che di partita non parlo, nel senso che comunque episodi, partita episodica, diciamo, poteva aprirsi nel primo tempo, si sarebbe dovuto aprire nel primo tempo, ci eravamo riusciti ad aprirla. E poi sono stati bravi gli altri a chiudersi e non siamo riusciti a far segnare. La chiudo abbastanza così, non ho altro da dirvi. Grazie mille. Bravo, bravo. Sì, se non è riguardo la partita, no. Cioè, ok, grazie. I gemelli dei grigi, visto che hanno. Io sì, i gemelli dei grigi, me ne ha regalati questa sera di Chiavari, tifosissimo dei grigi. No. E cercherò magari di farli anche per acquistarli, però io metto sempre che ci posso dopo, forse non si usano tantissimo, però è una cosa carina, fatta bene, che magari ne faremo qualcuno anche per i nostri tifosi, per una gente simpatica. Ne voleva 2000 sono arrivati. Sì, no, direi anche qualcosa in più, molto bene. Continuano tranquillamente a venire, vediamo lo spettacolo, comunque se molto bello, abbiamo giocato comunque bene, arriviamo da 6 gol nelle partite vivaci, cioè ci siamo assolutamente, sono pienamente convinto. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Come sta? Validissimo la sua rete. Purtroppo validissimo, ma alla fine 0-0, quindi saremo qua a parlare ancora di qualcosa che purtroppo non ci è stata assegnata. È stato un episodio, diciamo che nel primo tempo meritavamo secondo me di aprire le marcature, abbiamo spinto molto, abbiamo cercato tantissimo la profondità. Sui cross siamo andati più volte al tiro, purtroppo meritavamo di andare in vantaggio. Poi nel secondo tempo loro hanno visto che erano in difficoltà e si sono chiusi, abbiamo fatto fatica perché volevamo a tutti i costi vincere questa partita e abbiamo lanciato un po' troppi palloni su. Che impressione hai avuto da questa contorna? Che emozione c'è stata nel contorno? Insomma, visto che la Sarga purtroppo non capita spesso, cioè è successo due anni fa per il centenario. Penso che è stato stupendo, è stato veramente bello vedere questa gente con questa passione, veramente avevamo una gran voglia di fare un regalo a questa gente che si meritavamo veramente tanto, perché sono venuti anche perché hanno visto che c'è una squadra che ha tantissima voglia di far bene. Purtroppo ci dispiace non aver regalato a questa gente una vittoria, perché era stata la serata perfetta, diciamo. Purtroppo è andata così e ci rifaremo. Sì. Ma come mai il calcio di punizione da destra stavolta l'ho solo Taddei? Nel secondo tempo l'altra volta è perché vi ho detto, infatti, che mi ha detto il signore che dovevi battere te, quindi adesso no perché diciamo che la prima punizione ci mettiamo d'accordo, una volta batte lui per primo, una volta batto io la seconda, quindi stavolta toccava a lui e purtroppo il portiere ha parato, però tranquillamente penso che sia io o lui possiamo battere il portiere. Sì, sei? A posto? Ok, grazie, buona serata. Buonasera. Grazie. 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 Grazie
Vista, mancano due punti dopo questa partita o va bene il pareggio? Ci abbiamo provato, i ragazzi hanno provato dall'inizio subito. Il primo tempo abbiamo troppi passaggi semplici e abbiamo sfruttato poco il cambio gioco per il tipo di modulo che avevano loro. Il secondo tempo l'abbiamo fatto di più, però dopo è cominciato a superare un po' la stanchezza perché abbiamo buttato una squadra che si è difesa molto bene e usava le ripartenze. Però le ripartenze devi seguirle, quindi alla fine chi ha corso di più siamo stati noi. Detto questo, non detto che c'era anche un gol regolarissimo, forse sai, danno quel gol qualcosa cambia perché si devono scoprire un po', si devono anche loro fare qualcosa per cercare di far gol, anche impostare, cercare di. Però i ragazzi ci hanno provato e ci siamo riusciti, prendiamo questo pareggio per così com'è. Però chiaro c'è il rammarico perché c'era voglia di continuare il percorso che avevamo iniziato. Volevo chiederti l'arretramento nel secondo tempo. Abbiamo perso circa 10-15 metri di campo perché erano stanchi, per il primo tempo molto molto veloce. E poi sì, nel secondo tempo un po', ripeto, è subentrata un po' la stanchezza. E non so se siamo arretrati, sinceramente. Siamo anche un po' allungati. Sì, con le punte siamo andati, c'era più spazio tra il centrocampo e le punte, è aumentato quello spazio lì, però la linea difensiva non mi sembra che sia arretrata molto, quando ripartivano inevitabilmente devi andare verso la tua porta, quindi però in fase di impostazione come abbiamo affrontato il primo tempo c'è stato anche il secondo tempo, poi però chiaramente la stanchezza può essere entrata. Sì. Allora, da due o tre partite riusciamo finalmente a tenere la difesa alta, abbastanza molto vicina al centrocampo, finalmente riusciamo a vedere queste due linee. Ma ancora una volta io continuo a vedere, poi magari mi sbaglio o sono senz'altro. Io continuo a vedere però questi difensori che anche in possesso di palla tre quarti campo nostra non fanno delle giocate un minimo coraggiose, per cui a quel punto il vantaggio a volte di riuscire a prendere la palla abbastanza in alto non viene premiato poi da giocate immediate che possono mettere in difficoltà l'avversario. Ma per giocate coraggiose cosa intendi? Per giocate coraggiose intendo giocate in avanti, comunque giocate dove la palla poi in qualche modo passa di trama, ma non dico laggiù, comunque si rigioca la palla, la si rigioca. Cioè, sai, loro... Mi viene in mente dottore Stefano. No, sai cos'è? Il tipo di modulo che avevano loro, quelli di tre centrocampo, noi cercano sempre di liberare i due esterni non larghi, venendo incontro e accentrandosi leggermente per cercare di, con i due interni e loro di centrocampo, riuscivano a coprire quella palla filtrante e quindi non c'era molta possibilità perché poi si abbassava anche il trequartista e quindi con la palla filtrante diventava difficile, cosa che non è successo per esempio contro la Vicenza nel 4-4-2, quindi la palla filtrante tra l'esterno alto e il centrocampista interno c'era quasi sempre, riuscivamo sempre a trovarla. E il problema, sai, quando giochi si poteva porre rimedio a questo solo facendo cambi di gioco. Perché? Perché inevitabilmente con 4-3-1-2 si accentra la squadra, è chiusa verso il centro e si sposta tutto dalla parte dove c'è la palla. Col cambio gioco riesce a creare quelle credibilità che invece riesce a creare con il 4-4-2 con la palla filtrante. Perché la palla filtrante diventava difficile, qualche volta siamo riusciti a trovarla, ma quando loro erano piazzati e quindi rientrava anche il trequartista diventava più difficile. Cambiando discorso, le condizioni di Taddei con questa Camarocco ci ha detto che non è ginocchio, ha preso una vecchietta, invece la testa sì, c'ha un taglio
io non l'ho visto, mi ha detto che 5-7-8 centimetri, forse anche di più, e lo porto in ospedale adesso perché fanno la TAP. Sì, sì, gli fanno la TAP e lo suturano. Crescita dal punto di vista fisico, poi lui usa il sinistro praticamente come il destro, quindi non ha questa difficoltà nel calciare, ha un calcio pulito sia di destro che di sinistro, ha messo una bellissima palla per Gigi, anche se l'ha messa di destra, però lui ha bisogno di giocare per trovare la completa forma fisica, è un tipo di giocatore così. Tantei espinghi un po' sotto. No, non è stato tra me e lui, è stato tra Paolo e lui, sì. Paolo chi? C'era Nicola e lui, sì. No, però... Vuoi essere contento, l'unica volta che anche una partita non è espulso con noi, è espulso sempre questo allenamento di tabù. Anch'io ci ho giocato contro con la spalla, Como, quando era Como, è stato espulso dopo 6 minuti. Poi l'altra cosa. Ma sai, nel primo tempo riuscivamo a sfondare più da quella parte che dalla parte, che dalla parte sinistra. Il problema è sempre quello. Noi nel primo tempo, infatti alla fine del primo tempo io ho detto che stavamo ascoltando poco il cambio gioco. E noi arrivavamo fino a tre quarti da quella parte, però riuscivamo sempre, quando noi giochiamo con una squadra normale riusciamo a creare superiorità numerica sulle fasce, con la punta e il quarto di centrocampo, riusciamo a crearla sempre. Loro, situazioni impostate, riuscivano a portare l'esterno basso, l'interno e il metodista che si abbassava, quindi perdevamo quella superiorità numerica. E l'unica cosa era cambiare gioco. Nel primo tempo l'abbiamo fatto poco, nel secondo tempo l'abbiamo fatto di più, però vedo che sulla carta un po' la stanchezza e ci riusciva anche un po' più lentamente. Recuperabile Mora per domenica? Non so, adesso faremo un'altra visita in settimana, ma non è una cosa grave, perché poi abbiamo fatto due ecografie, quella all'inizio sembrava fosse uno stiramento, quella dopo uno stiramento non si vedeva sangue, quella dopo era un'elongazione, quindi adesso facciamo quella definitiva, vediamo un po' cosa, ma secondo me non è una cosa grave. È in uno stato di grazia, si è allenato dal primo giorno di ritiro con grande impegno, grande voglia, ha sposato il ruolo in pieno, lui l'ha convinto di essere un interno di centrocampo e basta, invece ha capito che può fare anche l'esterno e lo stava facendo molto bene fino a prima dell'infortunio. Adesso il lavoro della prossima settimana, quando comincia, no? Prima della mia. No, domani ci alleniamo però. Domani ci alleniamo. Domani mattina ci alleniamo. Poi martedì inizia la settimana. No,